noi abbiamo anche il regista del corto L'ora di pranzo. L'ora di pranzo. Allora lo invitiamo a salire con Daniele, un caloroso applauso a Daniele Testa. Questo laboratorio, il nome è Onuzuko Kaina, che in lingua Shangan significa il nostro domani. È un progetto sostenuto dall'Associazione Basilicata Mozzantino e dal 2008 andiamo lì quando appunto si può per 2-3 mesi, tenendo diciamo dei corsi di video, fotografia, elaborazione digitale delle immagini, per appunto fare in modo che alcuni di questi ragazzi possano soprattutto apprendere diciamo quelli che sono gli strumenti per comunicare e poter diciamo portare fuori anche la realtà in cui vivono. Tutte le immagini sono girate dai ragazzi all'interno della discarica. I ragazzi vivono nel quartiere intorno alla discarica e la mattina prima di venire ai corsi vanno a lavorare nella discarica. Il lavoro consiste nel recuperare tutto ciò che è recuperabile, plastica, alluminio, e chiaramente all'interno della discarica c'è una vita propria, quindi quello che avete visto è la realtà. E la risposta da parte della gente del luogo, la risposta da parte di coloro che partecipano a questo laboratorio, che tipo di difficoltà o di facilità, diciamo così, ci sono state? Allora, sicuramente la cosa diciamo più complicata sono proprio le relazioni, creare una relazione di fiducia. Cioè, lì nel quartiere noi eravamo gli unici bianchi e quindi già questo all'inizio non sapevano bene cosa tu andassi a fare. Quindi il grosso del lavoro, più che diciamo riportare delle conoscenze tecniche, è proprio quello di tenere delle relazioni, quindi creare una fiducia. In Mozambico il furto non è diciamo eticamente condannabile e quindi già il fatto che affidandogli delle macchinette fotografiche o delle telecamere siano sempre tornate alla base è stato un grande risultato. Altro risultato importante che dopo il secondo step 5 ragazzi sono stati assunti presso 2 giornali di e oltre insomma a quello che abbiamo raccolto in termini di documentazione e anche la documentazione del quartiere, della vita del quartiere di Blenheim. L'ultima cosa, ho letto a fine del documentario per il progetto Mamma Discarica, corretto? Il nostro progetto si inserisce in un progetto più grande che è appunto Mamma Discarica, che è, come avevo detto all'inizio, finanziato sostenuto e promosso dall'Associazione Basilicata Mozambico di Matera. È un progetto appunto dove erano previste una serie di iniziative per vari soggetti all'interno della discarica. La discarica era abitata da tutti quanti, bambini, donne. Si era fatto un altro progetto appunto per le donne della discarica, per portarle fuori alla discarica creando dei pollai, in modo che non andassero a lavorare in discarica ma avessero... Il nostro era invece dedicato appunto ai ragazzi, i ragazzi che frequentano i nostri corsi, hanno un'età che va dai 20 ai 28 anni. Benissimo, grazie. Grazie mille.